Dunque, come è evoluto? È evoluto, non è tanto evoluto, è perché lui è sempre stato un devoto di Camilla, sempre innamorato di Camilla. E Camilla l'ha abbandonato nella quarta serie, però sentiva tantissima nostalgia e nella quinta è ritornato, è più innamorato di prima, e nella sesta... Nella sesta non si può dire. Ah no, non si può dire, vabbè, si può però dire. Diciamo che le spettatrici non finalmente godranno, diciamo. No, godranno di quello che aspettano da tanto tempo. Vabbè, vedranno un po' di tartaruga. Un po' di tartaruga. Sì, sì. Le spettatrici aspettano di vedere. Allora, fin dalla prima puntata succederà una cosa che stravolgerà la vita di tutti. Quindi solamente per la prima puntata ne va assolutamente imperdibile di vedere tutta la serie. 10 settembre, assolutamente imperdibile. Dopo cena. Tantissimo. Quando mi è stato proposto, ho visto il carattere di Gaetano che per tante sfaccettature rassomigliava al mio, e quindi in tante scene è stato molto più semplice. Beh, è vero, posso confermare, perché Gaetano Berardi assomiglia moltissimo a Paolo Conticini, ha la stessa simpatia, la stessa umanità e si fa voler bene allo stesso modo. Al 7 ogni giorno dovremmo dire quando è il giorno che non c'è stato un aneddoto da raccontare. Ma non lo so, quando noi scappiamo in pausa per andare a mangiare delle cose buonissime oppure portiamo sul set, no, a gara. Un aneddoto forse anche molto carino, dove ci siamo perché io e Pino, come vedete, li chiamo moltissimo. E ci siamo ritrovati la prima sera a Torino, quando siamo andati in trasporto a Torino, e siamo andati a cena fuori. Ci siamo ritrovati in un ristorante, tutte coppiette, tutti con i lumi di candela, le rose. E eravamo io e lui tette a tette, abbiamo fatto questa cena. Però abbiamo riso tanto, come tutte le volte la facciamo. Beh, diciamo che soprattutto l'aneddoto fondamentale è che lavorare insieme ci fa divertire, perché noi affrontiamo il lavoro con grande gioia, con grande impegno, però senza dimenticare quella leggerezza che poi è propria di Provaci Ancora Prof e dovrebbe essere propria della vita. Prossimi impegni futuri: il 15 di settembre inizierò a girare con Massimo Volli il suo nuovo film, Matrimonio al Sud. Poi diciamolo che hai fatto un film in Russia dove per sbaglio ci sono anch'io, che è una cosa che non sappiamo se andrà anche in Italia, però in Russia insomma sono un sacco di puntate, una cosa molto importante.